Vedete, qui si respira solidarietà e questo è un patrimonio del nostro popolo. Nel DNA degli italiani vi è la solidarietà. La nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro paese non sarebbero così grandi né così apprezzate nel mondo senza questo dato, questo valore della solidarietà. San Patrignano, con i suoi risultati, con tutta la sua storia, è una prova che la vita di comunità, quando mette al centro la dignità di ogni persona, unica, non ripetibile, mai uguale a nessun altro, e mette al centro il diritto di ognuno a diventare artefice del proprio futuro, è capace, una realtà così, di sconfiggere l'egoismo, l'indifferenza, la paura, la solitudine. Il tessuto solidale in un paese e al suo interno in ciascuna comunità è un bene comune prezioso e questo va sempre considerato, a partire da chi ha responsabilità pubbliche. Qualche volta di fronte alle difficoltà della vita, della convivenza, anche di fronte a mutamenti così tumultuosi, grandi, profondi del nostro tempo, si rischia di pensare che chiudersi in se stessi, scivolare nella solitudine possa essere addirittura un rifugio. È un pensiero questo debole e triste. Le preoccupazioni vanno comprese, nessuno ha il diritto di ignorarle, ma non ci si può arrendere alla paura. La vostra esperienza di solidarietà e altre analoghe alla vostra dimostrano che si può vincere l'individualismo, l'egoismo, l'apatia, la solitudine, per coltivare invece una fiducia che ricostruisce rapporti e rafforza ciascuno.